Mister, buonasera. Diciamo che Buonasera. la combo squadra forte più trasferta oggi è alla massima potenza. Sì, è spiegabile, tanta differenza tra fuori casa. Ho detto, prima volta che mi capita anche da giocatore, mai successo. Chiaramente dobbiamo cercare di cambiare anche in casa, perché è un peccato, perché facciamo vedere una squadra così in trasferta e poi dopo in casa ci perdiamo un pochino. Questo sarebbe un peccato. Bisogna sfruttare le ultime partite che faremo, perché abbiamo bisogno di punti e perciò dobbiamo sfruttare lo stadio nostro. Sul 2-0 quanto ci credeva lei? Perché non è facile. Ma io dopo 2-0 volevo vedere i 3-4 minuti dopo, se ci fossimo un po' resi. Invece siamo rimasti in partita, abbiamo continuato a giocare. La prima squadra ha fatto molto bene, anche prima del 2-0 loro hanno fatto bene e perciò fino al primo tempo ho dato coraggio. Io pensavo, dopo abbiamo fatto gol prima della pausa, per noi la squadra sta sempre in partita. L'unica cosa, ci siamo un po' allungati, noi se ci allunghiamo un po' nelle distanze facciamo fatica, però abbiamo fatto veramente una grande partita. E l'ultima, a fine partita, qual è stato il primo risultato che è andato a vedere? Nessuno, giuro, nessuno. Mi sono goduto i giocatori che erano felici. Quando sono felici sono contento perché se lo meritano. Buonasera, mister Buonasera. Stellato di Casentino. A volte da una cosa negativa può nascere una positiva, cioè si fa male Girma, entra Portanova e ha fatto veramente una grande partita a vostro favore, insomma, con giocata e gol. Sì, no, Romanolo è entrato molto molto bene, sono contento per lui perché veniva un po' da qualche partita così così. Speriamo che non si sia fatto male Girma, perché abbiamo bisogno di tutti, è un giocatore per noi molto molto importante e perciò speriamo che non si sia fatto niente. Cosa sembra che si sia fatto? Non lo so, si è girato un po' il ginocchio, niente di super grave, però adesso faranno delle visite, vedremo. A 40 punti si avvicina all'obiettivo della salvezza, che poi, cioè, è giusto avere buon senso, però anche prima si parlava con Cigarini che dice adesso magari un pensierino, i playoff possiamo No, cominciare a fare. io non lo faccio, ma lo dico proprio sincero, non lo faccio perché poi se c'è il casco dentro ai playoff sono felicissimo, non è che vi dico ragazzi adesso basta, siamo salvati, non andiamo più avanti, noi ci dobbiamo salvare, perché perdiamo giocatori ogni tanto, qualche infortunio lungo, non sempre si fa una partita 2-0 e poi la ribalti, perciò abbiamo bisogno di tutti, perciò finché non mi salvo io penso solo a quello, poi non si sa mai. Ormai siete diventati una mazza grande, a questo punto del campionato non può più essere un caso. Sì, per me, quando affrontiamo un po' la partita con umiltà, l'umiltà io intendo come distanza, senza voler andare a prenderli per forza in alto e ci iniziamo ad aprire. Per me siamo un tipo di squadra, quando perdiamo le distanze per me siamo una squadra vulnerabile e poi anche nella fase offensiva perdiamo qualcosa. Dobbiamo essere questi, fuori casa non dobbiamo vincere per forza neanche in casa, dobbiamo fare una buona partita, poi i risultati vengono di conseguenza. Quinto gol di Pieragno, lo dico bene? Quarto gol di Pieragno. Quarto, Tra l'altro di bene. fattura eccellente. Bene per lui. Bene per lui e anche per Sassuolo. Perché del Sassuolo. Senti, hai avuto modo di parlare col presidente dopo la partita? Sì, molto carichi. Cosa vi ha Io sono detto? più Cosa ti ha detto il carico. presidente? Presidente era carico, tutti carichi. Quando si vince siamo tutti carichi, io rimango sempre basso, il mio profilo basso. Senti, non ti ha detto avevo ragione anche questa volta. No, no, Salta non ha detto niente, non so, a me non dice niente. Ma cosa le ha fatto Di Maio il Venezia che ha vinto c'era la Santa che ha parlato di essere dopo la sosta, dopo la solita sera, dopo la sosta la perde. Noi perdiamo sempre con gli stessi, vinciamo sempre con gli stessi. Abbiamo perso con Ternana, abbiamo perso andata e ritorno. Catanzaro abbiamo vinto andata e ritorno. Poi, non lo so, mi spiace per voi, ogni tanto anche Basta, grazie. quasi finita. Guarda, ci stiamo Grazie. abituando bene, dicevo, sesta vittoria in trasferta su 8 in totale, è la Reggiana che continua a mostrare i due volti, no? In trasferta veramente micidiale, soprattutto a Mazzagrandi. Spiegaci questa partita un po' strana anche. È stata una bella partita, secondo me anche vista da occhi esterni, insomma da fuori, secondo me vi siete divertiti. Siamo andati sotto 2-0 e devo essere sincero, ci ho sperato insomma poco su ribaltarla, insomma. Poi siamo un grandissimo gruppo, un gruppo di ragazzi giovani e
tra virgolette vecchiotti, insomma, che portano esperienza alla squadra, e devo dire che ci siamo, insomma, risollevati alla grande. Abbiamo fatto il 2-1 che secondo me è stato super importante verso la fine del primo tempo, e poi secondo me è stata una tutt'altra partita il secondo tempo, dove ci siamo alzati, abbiamo giocato con coraggio soprattutto, e poi insomma sono venute fuori anche secondo me un po' le qualità, magari loro erano un po' più stanchi, e poi insomma siamo riusciti a portarla a casa. Ultima domanda, poi lascio al collega. È un gruppo di giocatori sul quale poi dopo è entrato anche un certo Portanova, che oggi dobbiamo dire ha fatto la differenza, sei d'accordo? Sì, io con Manolo ho un grandissimo rapporto, soprattutto insomma ultimamente ci stiamo legando tantissimo, ed è una persona che ho rispettato tantissimo anche per il suo vissuto. È un giocatore veramente tanto forte secondo me, e che secondo me sta uscendo adesso. Insomma, Manolo è giovane, ha praticamente la mia età, ed è un giocatore che per noi è fondamentale. Edoardo, ciao, buonasera. Dopo gli attaccanti arrivi tu a livello di gol, no? No, scherzi a parte, è il più bello che hai fatto quest'anno, perché è stato veramente un gran gol questo. Mi stavo parlando prima col mister, pensavo poi di sì. È stato per come tra virgolette l'ho costruita io, insomma, ho letto l'azione, penso sia stato il gol più bello che ho fatto secondo me quest'anno, sì, concordo. E l'ultima cosa, la tua prestazione è stata un po' come quella della squadra, cioè Candela ti ha messo un po' in difficoltà magari nel primo tempo, poi sei uscito fuori tu. Come si fa a uscire fuori appunto dalle partite, cioè dalle difficoltà? Dove avete trovato la forza? Ma personalmente cerco sempre un po' di studiare l'avversario inizialmente. Il primo tempo ha fatto due sgroppate, mi ha messo un po' in difficoltà, poi da lì ho capito insomma che dovevo pressarlo un po' di più e magari lasciargli meno spazio, ecco. Poi il secondo tempo sono uscito io e l'ho tenuto un po' più sotto, però devo dire che è un grandissimo giocatore. Luca, buonasera. Vincere rimonta con la squadra che prima di oggi aveva il miglior rendimento interno, cioè, quanto è pesante questa vittoria? Tanto, soprattutto a livello mentale, anche di classifica, perché abbiamo dato un'importante spinta, ci siamo dati un'importante spinta verso l'alto. Tanto perché sapevamo che il Venezia non è stata costruita per vincere il campionato. Se non vincerà il campionato probabilmente dovrà cercare di vincere i playoff, però è molto molto importante e bella. All'andata, cioè, ci sono alcuni, diciamo, analogia con l'andata. Ricordo che Gondò ha segnato sul calcio d'angolo, Capaci squalificato dopo la sosta nazionale. Vi legate anche un po' a queste cose? No, ma al di là di quello è lo spirito che da un po' di mesi è cambiato nella Reggiana, si vede da come affronta le partite. Siamo consapevoli del nostro potenziale, anche se secondo me ancora non l'abbiamo espresso del tutto, e quindi poi è normale, siamo anche in un momento di buona fiducia, quindi le prestazioni vengono anche più facilmente. Ciao Ciga, il primo tempo in cui la Reggiana sparava salve, probabilmente il Venezia ha colpito. Nel secondo tempo, grazie al gol anche di Portanova, sono uscite forse quelle qualità che dicevi prima, sacrificio ma anche un palleggio eccezionale per stanare un po' il Venezia. Sì, ma io penso che anche il primo tempo abbiamo fatto una buona partita. È normale che Venezia davanti ha un potenziale da categoria superiore, quindi appena gli lasci mezza occasione probabilmente ti puniscono, e così è stato. Forse rispetto al secondo tempo il Venezia è stato un po' più in partita nel primo tempo, però noi non abbiamo demeritato essere sotto per due gol, forse non lo meritavamo. Poi è arrivato il gol di Portanova che ci ha dato maggiore fiducia, maggiore input, però penso che anche il primo tempo sia stata fatta una partita importante. Due battute veloci, tu come stai? Perché toccherà a te ancora sabato. Speriamo. E poi, beh, insomma, siete un po' contati lì in mezzo. E poi tutti ad abbracciare Rozzi in occasione dell'autogol, però insomma sono andati tutti da lui. Che gioia è per il vostro capitano, insomma. Ma sì, anche perché non potevamo abbracciare quello del Venezia, naturalmente. Grazie. No, ma sappiamo che persona è Paolo, sappiamo che giocatore è, quindi è un privilegio averlo nella nostra squadra, è un grande capitano, e penso che sia tutto meritato. Altri?
Il fatto che contro le prime sei voi avete perso una partita e basta su 10, no? Avete preso 6 punti al Venezia, 6 punti al Catanzaro, ecco, e faticate invece con le squadre, diciamo, di medio calibro, medio basso calibro. Ecco, tu che sei uno espertissimo e saggio, cioè, che ragione, magari così è chiaro, è difficile magari da decifrare. La soluzione non è facile. Io penso che ormai è arrivati a un punto del campionato dove si sta avviando verso il termine, non è più una questione mentale di cui si parlava magari in settimana, ma è proprio di caratteristiche che metti in campo. Io penso che siamo una squadra sì di ripartenza, ma che ha le qualità per dominare le partite, e tante volte questa cosa qui ci è mancata. E oggi secondo me nel secondo tempo abbiamo fatto una grandissima partita di dominio, e questo soprattutto in casa ci è mancato, il controllare e dominare le partite col possesso palla, con il creare spazi e creare opportunità, occasioni. Questo ci sta mancando, però penso che dal mio punto di vista le caratteristiche ci sono. Poi se per 30-31 partite l'abbiamo fatto poco, probabilmente mi sbaglierò io. A 40 punti, pur se vabbè, è chiaro, bene essere, come dire, abbastanza umili e mantenere, cioè, come dire, dritto sull'obiettivo principale che è la salvezza. Però a questo punto i play-off sono lì che strizzano l'occhiolino. Ma noi cercheremo di fare, banalità, più punti possibili. È normale che adesso, secondo me, da stasera un pensierino ce lo possiamo fare. Ce lo possiamo fare sapendo che comunque siamo gli ultimi arrivati, sempre con grande umiltà e senza alzare troppo la cresta, che poi la prendiamo nei denti. Però arrivati a questo punto, perché no? Secondo me ce lo dobbiamo a noi, ce lo dobbiamo ai tifosi, alla società, alla piazza, provare a fare qualcosa che a inizio stagione era impensabile.